Il Savini e il gol di Alessandro Gelsi trascinano il notaresco al primo successo stagionale, meritato, indiscutibile per quanto visto nel primo, ma soprattutto nel secondo tempo, interpretato con rabbia e agonismo da una squadra che un mese fa non c'era nemmeno. La rincorsa di questa comunità verso il girone F a livello di tempi ha del quasi miracoloso, ma la strada è ancora molto, troppo lunga. De Padre lancia dal primo minuto sia Sarri che Coscia, arrivati in settimana nel 3-5-2, che non correrà grossi rischi nei 96 minuti di gioco. Il Matese prova a fare la partita, ma il notaresco è volitivo e tenta con Sarli, è arrivato da poco, la via della rete senza precisione. La replica a 5 giri di lancette più tardi con il traversone di Scipioni e Grauberg, che si allunga ma trova la deviazione in corner del suo marcatore. Intorno alla mezz'ora Gelsi trova il corridoio giusto per Sarli, ma la punta perde il tempo per la battuta e si fa rimontare da Riccio. La risposta campana al 31esimo quando Ricciardi calcia in maniera potente ma troppo alta la punizione da buona posizione. La formazione di Tiziano De Parre nel secondo tempo sembra poter subire di più, ma fa anche più male quando attacca, a merito di un Coscia che sale di livello e sulla destra crea per gli attaccanti rossoblù. Al 57esimo si trascina il pallone oltre la linea di fondo e la battuta di Gelsi è inutile perché il gioco è già fermo. Il Matese rischia di mettere il naso avanti con la girata aerea di Ricamato su corner di Ricciardi, su cui Scibe è attento, ma va sotto un minuto dopo. La transizione di Coscia è super, stavolta così come la diagonale di Gelsi, che batte Palumbo e fa esplodere il Savini. Perrotti inserisce l'ex Esposito, ma è Sarli su corta ribattuta della difesa a sfiorare il bis a stretto giro per il notaresco. Chi ci va vicino davvero è sempre Alessandro Gelsi, il suo siluro. Si stampa sulla traversa e quello successivo sfiora il montante alla sinistra di Palumbo. Nel finale Blando, entrato da poco, avrebbe una prateria per chiudere il match, ma Setola lo trattiene vistosamente e da ultimo uomo rimedia il rosso diretto, che però non chiude le emozioni, a chiuderle con la solita saracinesca abbassata e Clevis Sciba al 96esimo su Liccardi per una vittoria giusta, legittima, davanti ad un Savini che sembra idealmente aver ritrovato entusiasmo contagioso per i propri colori. Tiziano De Padre contento per i tre punti, ma io penso contento soprattutto per come sono arrivati e per i secondi 45 minuti che sono stati forse quelli che ti hanno soddisfatto di più. Sei d'accordo? Sì, dai, oggi era la formazione iniziale, è la prima volta che giocavamo assieme. Però io prima di questo, prima di rispondere alla tua domanda, noi la partita l'abbiamo vinta, a mio giudizio, già alle 14.55, quando ho visto lo stadio, tutta questa gente, i tifosi notaresco, grande entusiasmo, per me già questa è stata una vittoria. Poi abbiamo affrontato una squadra importante nella categoria, i ragazzi sono stati straordinari, perché è una squadra formata in 15-20 giorni, però sono stati veramente bravi. Faccio i complimenti a loro, siamo contenti per i tre punti e siamo contenti anche per la prestazione. È stato un mese difficilissimo perché siamo partiti da zero, però piano piano c'ho ragazzi di qualità e bravi ragazzi, seri. Cosa manca ancora a questa squadra? Difesa, attacco, qualcosina ancora manca? Manca un po' in tutti i reparti, la puntelleremo in tutti i reparti, però siamo a buon punto. Cioè, era impensabile in 20 giorni riuscire ad essere così. Ripeto, sono felice per questo e faccio ancora i complimenti ai ragazzi e alla società. Mister Perrotti, primo tempo più tattico, secondo tempo più agonistico, forse la differenza l'ha fatta che un po' di agonismo in più l'ha messo il notaresco, d'accordo? La differenza l'ha fatta il gol, perché secondo me la partita era molto equilibrata finché non si è sbloccata, la potevamo sbloccare noi come l'hanno potuta sbloccare loro. È chiaro che sapevamo che chi faceva gol per prima molto probabilmente vinceva la partita per vari motivi, per il campo, perché comunque erano squadre comunque ben messe in campo, quindi gli diventava difficile creare delle occasioni. Ripeto, hanno fatto con loro e alla fine l'hanno portata a casa la partita. Giocheremo partita dopo partita e poi ci renderemo conto di quello che possiamo fare. È normale che dobbiamo migliorare come tutte le altre, siamo alle prime partite, però sono convinto che, insomma, alla lunga possiamo fare bene.